il sistema solare bisolare più pazzo del mondo. Infatti, pianeti, non solo pianeti, ma sono masse di magma. Bentornati cacciatori e benvenuti a questo nuovo video qua, Bergaster, per continuare l'esplorazione del mio posto preferito in tutto l'universo. L'universo, o per meglio dire, lo spazio. Sinceramente non so perché trovarmi nello spazio profondo mi porti a parlare sottovoce, anche perché non mi sentirebbe un cazzo di nessuno comunque, ma direi che possiamo iniziare con questo video. Ho detto continuare con l'esplorazione apposta perché una volta avevamo già provato insieme ai cacciatori questo gioco. Ma era già un bel po' di tempo fa, mi pare almeno un anno e mezzo. Qua potete vedere intanto una fantastica simulazione del sistema solare. Ovviamente non in velocità normale, perché la Terra a fare il giro intorno al Sole ci mette di solito un anno intero. E noi un anno da star qua non ce l'abbiamo. Anzi, vediamo come sarebbe a velocità normale. Si potrebbe vedere il minimo movimento. Minuti al secondo, secondi al secondo. 2, 1 secondo al secondo. Le nostre vite viaggiano su un tempo diverso da quelle dello spazio. Vedete, non è che si è bloccato niente. La Terra ruota intorno al Sole a questa velocità. Con calma, diciamo. Se questo video potesse durare un anno, o potessi registrare un anno e fare un timelapse, vedremo la Terra fare un intero giro. O non penso neanche che potremo vedere un'alternanza sole-giorno, dato che la stessa prende 24 ore. Più di quanto possiamo star qua a fissare l'Himalaya. Dopo la velocità, triplo, 6 volte, 10 volte la velocità normale, 15. E ancora non si muove una fava. 60 volte la velocità normale. Vedete, piano piano la Terra comincia a ruotare in modo apprezzabile dal nostro occhio. Pur molto lenta. Potrebbe sembrare soletto e sperso nello spazio il nostro sistema solare, ma aspettate che vi faccio vedere una cosa. Proviamo ad andare in uno degli esopianeti, se si chiamano così, comunque uno dei pianeti esterni, cioè che non sono pianeti, sono corpi celesti presenti nel nostro sistema solare, che in un qualche modo ruotano intorno al Sole, ma seguendo traiettorie molto più lunghe e distanti. Eccolo qua. E tu sei Verune, famosissimo Verune. Lo sapete perché nessuno di voi ha mai sentito parlare del povero piccolo Verune? Perché lui è dannatamente lontano dal centro del sistema solare e vedete subito che quello che prima poteva sembrare un gruppo di grotte sparse, fredde e sole, invece si rivela essere una festa di luce e calore che quelli a cui non partecipano possono solo ammirare e intristirsi infinitamente. Ah no, era scritto talmente piccolo che ho letto male. È Varuna. Varuna. Hashtag Varuna pianeta subito. Ma cioè, questo gioco è fantastico. Ho controllato e purtroppo non è sceso più di tanto di prezzo su Steam. Lo trovate ancora poco più che una ventina di euro. Ma su G2A potete risparmiare circa 10 euro. Non dite che ve l'ho detto io. Ma noi non siamo qui per fare una lezione d'astronomia o un viaggio sui protagonisti del sistema solare. Siamo qua per giocare un po' con la fisica dello spazio. Già che siamo nello spazio, non facciamo solo gli spettatori, ma facciamo i protagonisti. Ad esempio, vedendo anche più piano, cazzo, una supernova che esplode nella nostra galassia. Bello scorreggione. E poi più niente. Oppure vediamo spesso in film di fantascienza, vedi Star Wars per non fare nomi,
pianeti su cui si vedono due soli. Pensate che caldo, pensate che estati, pensate che figo vedere due soli in cielo. Ma se trattasse di un sistema binario di soli che ruotano uno intorno all'altro e voi siete così fortunati o sfortunati da essere un pianeta catturato da uno dei due soli e che la sua orbita, che super cazzo, e la sua orbita finisse in mezzo, non avreste due soli là, avreste due soli agli opposti del mondo, quindi non ci sarebbe tipo mai la notte, sarebbe solo giorno, poi quando gira mezzogiorno, mezzanotte, poi solo giorno. Casino, proviamo a guardare. Ed eccolo qua. Il sistema solare bisolare più pazzo del mondo. Infatti i pianeti, non solo pianeti, ma sono masse di magma. Esatto. Molta luce. Dannatamente molta luce. Occhiali da sole, proprio... No! Si sono stati inghiottiti. Mi sta bruciando le retine questa simulazione. Oddio! In mezzo a due soli. Link qua sotto in descrizione se qualcuno di voi vuole spendere una quindicina di euro, ma è un appassionato di spazio, forse vale davvero la pena. Cos'è questa matassa di filo? Cioè, più che filo, matassa di orbite. E cioè, sono tutte le lune di Giove. Quante siete, ragazze? Che spettacolo! Non si vedranno, tutte sono piccoline. Il pianeta è gigante in confronto, quindi siamo ancora più piccole le lune, ma... Facciamo un applauso a Giove e alla sua collezione di lune. 72. Bravo lui. Questa cosa mi è stata venduta come relativa a Game of Thrones. Terre del fuoco e del ghiaccio. Purtroppo non l'ho ancora visto. E quindi non lo capisco. Però bellino. Sono due stelle in sistema binario che creano un unico centro di gravità attorno a cui ruota un pianetino. Riferimento a Game of Thrones perso. Quanti altri riferimenti mi perdo ogni giorno. E ho trovato anche questa simulazione degli anelli di Saturno, in cui gli anelli non sono un foglio di carta, ma centinaia di migliaia di cazzo di pietre davvero. Mamma mia. È venuto Saturno di farti un anello stiloso, pianeta stilosino. Ha detto: che faccio? So grosso anch'io, non come Giove, ma so grosso. Inizio la collezione di lune. Tanto non supererò mai le 72 lune di Giove, cioè lui ha già vinto. Però aspetta, potrei fare qualcosa di ancora più figo. E ci è riuscito. Guardate che figata anche l'ombra del pianeta sull'anello rispetto al sole. Mamma mia. Mamma mia. I miei occhi felicitano proprio. Un sacco di Marti che si attirano l'un l'altro. Alcuni se ne vanno perché non gli piace la situazione. Altri si amano, si innamorano, si uniscono. Si infiammano. E poi, eventualmente, magari... scappano anche loro. Chissà qua a quante cose è successo già solo nel sistema solare, che erano qua ma per un colpo di un asteroide, un soffio di un qualcosa, di un peto spaziale, boom, sono state sparate via e hanno semplicemente potuto guardare il sistema solare pian piano allontanarsi e fare ciao con la loro manina planetaria. E lo sapevate che la gravità non appartiene solamente ai pianeti ma a qualsiasi oggetto nell'universo? Semplicemente è che una palla da bowling di solito non ha la possibilità di gravitazionare se stessa e cose intorno a lei, perché è già stata gravitazionata a sua volta da qualcosa di molto più grosso. Almeno credo che questa sia la scienza dietro. E quindi ecco qua un sistema non ne ho idea come chiamarlo, in cui palline da baseball orbitano secondo le leggi della fisica loro, le nostre, non altre simulazioni, le stesse nostre leggi della fisica, orbitano l'una intorno all'altra. Perché esplodano così al momento dell'impatto, che magari rimbalza. Però, viva le orbite eccentriche, infine, con questa
molto eccentrica orbita di questi, non so quanti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, poi non riesco più a contarvi, tanti pianeti, magari aumentiamo un po', la velocità, olè, no, 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 stai perdendo tutti i pianeti, è un disastro, l'accelerazione è tale da spararli via. Saliamo sul prossimo pianeta. Olè! Giostre spaziali, cacciatori. Ma che spettacolo. Ma, cacciatori, con questa notizia bomba di noi, pianeta 5, che ci allontaniamo inesorabilmente dalla nostra stella, dall'orbita eccentrica. Io vi dico, per questo video, sarà abbastanza. Ricordo, sono Bergaster. Un commento qua sotto non è mai sgradito e noi ci becchiamo al prossimo video. Bella ragazzi.